Poi ci troveremo come le star a bere del whisky al Malicious Cat Club. O forse non ci incontreremo mai. Ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i cazzi suoi. Ciao Rockers, bentornati al Malicious Cat Club. Se siamo ancora qui, bentornati anche sulla seconda puntata di The Evil Within. Allora, ragazzi, come vi è sembrata la prima puntata? Io direi che a me è sembrata veramente tosta. Non so voi come la vedete, ho letto un po' i vostri commenti. Alcuni piace, alcuni altri miei amici che non commentano ma con i quali gioco e mi frequento già hanno rivenduto il gioco, non gli è piaciuto. Non capisco veramente. Comunque dai, ne parliamo dopo l'intro, dai. Eh sì, ragazzi, possiamo parlarne finché vogliamo di questo The Evil Within, ma io penso che sia veramente un bel gioco. Noi siamo ancora, diciamo, all'inizio e quindi ancora non abbiamo visto molto, no? Si preannuncia un bel gioco. Tra l'altro, nell'episodio precedente, che cosa è successo? Un piccolo particolare che volevo farvi notare, se non l'avete notato voi. Abbiamo incontrato il fratello gemello di Ciccio Pallacchio di Outlast. Ma te ci credi che pure qua mo' so beccato? Ma non ci posso credere. E ti dirò di più, che qua mi sembra veramente, veramente più incazzato e molto, molto meglio armato. Anche perché c'ha macete, motosega, i mortangoli sua, c'ha proprio un arsenale, quello che ci rompe il culo. Comunque dai, adesso, dopo l'altra intro, io direi che possiamo cominciare il gameplay. Vai. Eccoci ragazzi, si riparte, forza, continua. Io non la vedo veramente bene perché adesso abbiamo subito lui lì. Quindi non la vedo veramente bene. Spero di ricordarmi i comandi perché in questo periodo sto giocando ad Alien. Ogni tanto gioco a Destiny, ogni tanto gioco a GTA, insomma faccio dei macelli. Comunque dai, allora, alla fine qui eravamo già sfragandati. Non è che scatta, ti dice schiaccia, scatta, ma non scatta un cazzo. Ok. E dovremmo incontrare l'omino. Quindi prepariamo l'omone, casomai. Oh my god. Nasconditi qua dentro, va. E anche qua la vedo veramente spessa. Perché siamo finiti di nuovo dentro un armadietto. Mamma mia, questo. Mamma mia. Oh my fucking god. Date una carmata, ciccio pasticcio. Orca. Mamma mia, l'abbiamo fatto incazzare, ragazzi. Veramente incazzato. Non mi vedi, non lo puoi sapere dove sono. Cazzone, ti piacerebbe? E invece non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi. Mamma mia, se mi vede però questo mi sfraganda. Oh my god. Mamma mia, dove cazzo è andato? Dove cazzo è andato?
Mamma mia, oh, dove cazzo è? No, 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 io non voglio morire qua come un coglione. Mamma mia, quanto è incazzato quello. Oh, mamma mia, ragazzi, oh. No, 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 io non voglio. Se ne andassi un po' via, tu come la vedi? Vattene, 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 mortacci tua. Vattene di mortacci tua. Oh, cazzo. Vattene. Oh, cazzo. Mamma mia, oh. E adesso come cazzo? Ma perché mi vado sempre a ficcare qua io? Vai giù, stai. Oh my fucking god. Ma che non te ne vai? No, io me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado, fottiti, fottiti! Io me ne vado, fottiti, ciccio pallacchio! Io me ne vado, via, via, via! Non sei più furbo di Malicious, cazzo! Non sei più furbo di Malicious! Porca trota, oh! Mamma mia, ragazzi! What the fuck? C'è niente qua che ci interessa, eh? Via, via. Oh! Cosa? Oh! Corri, cazzo, corri! Oh my fucking god! Vai! Oddio buono! Vai, corri, 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 cazzone, corri! Wow! Oh, shit! Oh! 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 Oh my god! Oh my god! Ma che cazzo di vita di menta che devo fare? Il fratello di Ciccio Pallacchio becchiato! Oh, mamma mia, fammi mangiare. No, c'è un cazzo. Madonna mia, non c'ho niente proprio, c'ho io, eh. Find myself within darkness twisted. Ah, ci sono tutti i titoli. Bello. Bello. Comunque ragazzi, come vi è sembrato? Come vi è sembrato fino adesso? A me sembra, direi, un gioco, un bel gioco. Sì, è un attimino più, come posso dire, un attimino più veloce dei survival horror tipici di Shinji Mikami. E come abbiamo detto l'altra volta, c'è anche questa possibilità di far crescere il personaggio, che non è una cosa usuale nei survival horror, però direi che... Oop, che è successo? Dove siamo? Direi che è apprezzabile lo stesso, dai. Dove sono qua? In che posto? Porca puttana, oh! E io non la... Oh! Oh merda! Cazzo, ma qui va giù tutto qua, eh! Che cazzo? Dove vado qua io? Non lo so. Boh. Andiamo un po' così a muzzo. Ah, ma qui è l'uscita. Siamo usciti. Meno male.
cazzo sta succedendo qua? Oh mamma mia, qui è peggio delle torri gemelle. Che cazzo? Detective! Dentro! Dentro! Oh shit! Non la vedo veramente bene sta ambulanza. Aspettami, testa di cazzo! Mamma mia, qui sta venendo giù tutto, ma de che ho? Via, via, vai via, via! What the fuck? Ma chi è sta gente qua dentro? Ah sì, ma chi è quella? Oh? Hey, dov'è Joseph? Mi spiace, ma è rimasto dentro. Avrei aspettato. Ah merda, ma l'abbiamo lasciato là! Adesso calmati, Leslie. Leslie, ma chi è? Anche questa detective qua, voi come la vedete? A me sembra un po' fuori pure lei, eh? Non si torna indietro. Non lo so. Minchia, ma qua è... Ma che è? Cioè, sembra la strage di Godzilla. Ma... Oh, shit. Ma sti cazzi, fe... Andi, oh! Oh, porca di quella. No, non lo vedo bene quello. Mamma mia, che botta! Non lo vedo bene qua. Merda. Ma che è, opera di Ruvik? Ma che te sei impazzito, Ruvik? I mortangoli tua, ma che stai a fa? Oh my god. Ha sfragandato, ha sbrindellato la città quella, oh. A sbrindello proprio. Sti cazzi. E questa chi è? Questa è de fuori proprio, eh. Occhio qua. Cazzo. Non ci sente nessuno. Saranno tutti morti. Tu come la vedi? Tutto bene lì dietro? Qualche scossone, ma tutto ok. Qualche scossone. Ok. Ma tutto ok una volta via da qui. Okay. Tra poco saremo al sicuro. Ok. Azzo, eccolo. Ok. Fame maledetto. Oh, dai uno schiaffo a quella. Ok. Dai uno schiaffo a questa, oh. No! Oh. Oh my god, ma chi è questo? Zombie Dio fa. Minchia. Attento. Ma che no. Attento. Oh my god, volare. Porco due, raga. Ma che è successo? Oh, che è successo? Ma qua... Ma dove mi trovo, ragazzi? Che stiamo fa... Che state facendo? Ma chi è questo? Oh. Ciccibelli, che stiamo facendo qua? Ma mi dovete operare? Che state a fa? Oh my god. Ferma. Cazzo. Ma chi è questo? Dove cazzo andate, oh? Dove cazzo mi trovo io qua? Oh my god. Chi è questo? Oh my god.
Ma chi cazzo è questo? Oh, fatti i cazzi tuoi, Ciccio! Oh! Mamma mia, l'altro sogno sbrindellato di questo tipo sconvolto come un cammello. Che dobbiamo prendere qua? Rinvenuti cadaveri. Cadaveri trovati vicino al lago. La causa del decesso resta sconosciuta. Nel villaggio di Elk River sono stati ritrovati circa 10 cadaveri, tutti mutilati. Sti cazzi, molti abitanti mancano ancora all'appello. Oh shit. Che è questo? Ah, ma che è? Ehi, c'è nessuno? Che cazzo hai fatto, ha bevuto? Che ha fatto questo? Che mi sta a girare la testa? È tutto che gira. Cicci belli. Op. Ma che c'è? Mando che... Oh my god. Scarafaggi. Ehi là! Siamo svegli. Tu come la vedi? Come stanno tutti? La città? Di che cosa sta parlando? Al momento c'è soltanto lei qui. Solo io. Minchia. Sembra la canzone di CCCP, eh? Muore tutto, l'unica cosa che vive sei tu. Muore tutto, vivi solo tu. Che culo. Però ci sei pure tu. Dove è andata quella? Dove è andata? Questo è il posto che fa per lei. Lei qui è a casa sua. Vieni. Sono stato ricoverato. Temo di non poter rispondere. Perché? Di qua, prego. Namo? Ti cazzi però, questa mi inquieta un attimo questa tipa qua, eh. Odore di ospedale. Eh beh, odore di ospedale. C'è un'infermiera, scusa. Secondo te dove cazzo siamo? Ma beh, questo è un po' fuso però, eh. Oh, Ciccio! Ah, ho capito, questa è la sedia. Va tutto bene. Si calmi. Eccola. Questa non è la sedia per migliorare il personaggio? Si siede. Sì, sì. Infatti, quello che dicevamo prima. Oh my god. Non opponga resistenza. Questo è usato per migliorare i parametri di ogni abilità. Basta! Cosa posso sbloccare? Ouch! Cosa ho sbloccato, scusa? Ecco fatto, visto? Ora. E non ho visto cosa ho sbloccato, non l'ho capito veramente bene, scusate, ma. Sto impazzendo! Scusate ragazzi, ma a differenza di molti altri, io gioco a 6 metri dal 50 pollici che ho. E quindi tante volte non riesco a vedere veramente bene. Io aspetterò. Ma aspetta. E spera. Cazzo. Aggiro la testa perché. Praticamente da quello che ho capito. Questa. Diavolo sta succedendo. Quel che rimane. Dove sono? Abbiamo detto, no? Kidman, dove sei? Cos'è questo? Siringa. La provenienza del medicinale contenuto in questa siringa da viaggio è ignota, ma ripristina discretamente la salute. Accedere all'inventario. Connelly. Premi R. Siringa. Ecco, è solo quello. Cioè. Riserva, quasi. Teoria dovrei farmela. Equipaggio usa. Ah, infatti, sì, vedete sulla sinistra, messa salita la salute. Va bene, ragazzi. Io lo vedo veramente bene. Ok, fermiamoci qua con questo gameplay. Inizieremo così il secondo capitolo. Faccio come fa Michael di Outplay. Ciao, Michael. Ciao Michael, tutto brante bene? Purtroppo al Games Week non ci vedremo io e Michael, perché lui va venerdì, abbiamo visto il suo video, Michael di Outplayer, andate in descrizione e lo trovate il video nel suo canale,
Mentre io andrò domenica, quindi domenica sarò al Games Week a Milano, domenica 26. Se siete lì, cari ragazzi iscritti al canale della zona, magari ci si incontra. Come ti cantavo prima, magari andiamo a berci una birretta, una cosa al Malicious Cat Club. No, a quello che c'è, dai. Bene, quindi adesso vi dico, guardate anche le altre walkthrough che sto facendo, soprattutto Alien, Outlast. A breve arriva una puntata e poi dopo ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ciao!